Si intitola Non dipende da Dio, il nuovo singolo di Shel Shapiro, un artista che non ha certo bisogno di presentazioni. Un nuovo brano che già nel titolo contiene un messaggio importante? Ma non so se è un messaggio, sai? È un constatazione più che un messaggio, cioè non deve essere mica una lezione di vita. È una mia sensazione che siamo noi che dobbiamo in qualche modo costruirci il presente, il passato e il domani. Non dipende da qualcun altro, dipende dalla nostra volontà di riuscirci, tutto lì. Non dipende da Dio farà parte del suo nuovo album di prossima uscita, ma cosa ci può anticipare Shel Shapiro del suo nuovo lavoro? Niente. No. Allora, questo nuovo album esce prima settimana di maggio. Posso dirti molto immodestamente, ma immodestamente, però io vedo che siamo in una società dove la modestia non è considerata un grande valore ormai. Comunque, secondo me è un album pieno di bella musica, di musica interessante, comunque, soprattutto di musica. Sai, è molto difficile quando si è grande, come sono io, anche parlare di certe cose, di trovare un equilibrio di racconto. E non puoi e non devi dare lezioni di vita. Non mi sento di dare lezioni di vita. Sarebbe stupidamente presuntuoso, insomma. Quindi è una scelta di dire certe cose piuttosto che altre. Musicalmente, però, secondo me ci sono delle belle cose. E quindi sono molto felice come stiamo lavorando ancora. Forse è possibile, ora proverò. Io ho una grande autocritica, raramente sono molto soddisfatto di quello che faccio. Può succedere una volta su 10 che mi piace una cosa. Quindi in qualche modo si vede che interiormente cerco comunque degli appigli per migliorare, per cercare di arricchirmi. Guardami. Troppi segni della vita sulla faccia, troppa musica. Una forte solitudine anarchica, critica. Colpa mia, son così, sono io. E non dipende da Dio. Io ero molto perfezionista quando facevo il produttore con Cocianti, con Mimì, comunque con tutto il mondo della produzione e volevo la perfezione, volevo quello lì. Poi a un certo momento ho cambiato visuale di questa cosa qui e mi interessa solamente l'emotività, creare o trasferire un fattore emozionale. E quindi forse è per quello che sono molto felice della musica che stiamo facendo sull'album, perché c'è molta musica emozionale. Io cambierei. Autore, arrangiatore, produttore nella musica, ma per lui anche cinema, TV e teatro in qualità di attore. Quella di Shel Shapiro è insomma la lunga carriera di un artista a tutto tondo, dagli anni 60 ad oggi. E di un artista che non ama assolutamente farsi trascinare dalla nostalgia e dai ricordi e preferisce da sempre guardare avanti. Io trovo così noioso andare a guardare quello che hai già. Sì, lo puoi fare una volta ogni 10 anni. Ah sì, che arrivo. Però
come stile di vita non è ammissibile, non per un artista deve essere un equilibrista, deve rischiare la vita, deve andare avanti in equilibrio, deve poter cadere per salvarsi deve essere emozionale, ecco questo. E quindi c'è questo anello, l'ho già detto prima, però è un anello davvero, è tutto collegato, il rischio, l'emozione, la novità, l'innovamento, rinnovamento di certe cose. Strada lunga, spesso difficile, scarpe vecchie consumate un po', io cambierei se fosse possibile. Qualunque cosa nuovo è più importante di una cosa già fatta, secondo me. È una, sì, è importante, la cosa nuova è molto più importante di una cosa già esistente. Poi, se è una merda, è una merda, ma è in partenza, il concetto è che potrebbe cambiare il mondo. Allora, se tu parti con l'idea che vuoi in qualche modo cambiare il mondo, cambiare il tuo mondo, allora è chiaramente molto importante del passato. La strada è lunga, spesso difficile, ma io camminerò. Thank you.